Allora, vi do il benvenuto, buongiorno a tutti e benvenuto a questa conversazione che sarà incentrata in questo caso sul viaggio in Mongolia dalla Liuca alla Terra Estreme. Quindi la biblioteca è molto lieta di poter introdurre questa nuova conversazione dedicata appunto ai temi dell'antropologia, dell'economia e di discutere con i protagonisti dell'unità di studi interdisciplinari per l'economia sostenibile, in particolar modo con il professor Pant che questa sera ci presenterà appunto il suo film documentario. Ecco, i nostri relatori, li introduco brevemente, sono il presidente a cui diamo davvero un caloroso benvenuto, l'ingegner Michele Graglia, il professor Rodolfo Helg, che è direttore della Scuola di Economia e Management di LIUC, Università Carlo Cattaneo. Ecco, si scusa il direttore della biblioteca Piero Cavalieri perché non ha potuto intervenire quest'oggi con noi. Ecco, accanto a me ci sono ancora l'amministratore delegato di Gelsi Spa, Eusebio Gualino, e il nostro professor Pant, direttore appunto dell'unità di studi interdisciplinari per l'economia sostenibile, e di cui oggi vedremo appunto il film Into the Extreme Lens, In Search of Sustainability. Ma lascio subito la parola al nostro presidente. Buongiorno a tutti, è stato dato il benvenuto a me, ma sono io che devo dare il benvenuto a tutti voi per essere qui, numerosi questa sera. Ringrazio il professor Pant e tutta la sua squadra per questa iniziativa, certamente interessante, e soprattutto perché la nostra università, oltre a fare le cose che sono canoniche in ambito accademico, cerca sempre di avere anche delle visioni, come dire, un po' diverse, che offrano degli spunti di riflessione che escono un po' da quella che è la normalità di un corso universitario. Per cui un argomento come quello dell'economia, dello sviluppo sostenibile, è un argomento tra l'altro di grande attualità e di grande importanza, e credo che la sensibilità e la conoscenza che il professor Pant può mettere nell'analizzare questi problemi sia certamente un motivo per una riflessione estremamente, direi, diversa, originale e importante per tutti noi. Per cui vi ringrazio ancora per aver accettato l'invito, per essere qui questa sera. Faccio i complimenti per l'iniziativa a tutti coloro che hanno partecipato, i complimenti per il filmato li faccio dopo perché sennò sarebbero falsi, e quindi vi auguro una buona serata, una piacevole discussione e arrivederci alla prossima. Sì. Buonasera a tutti. Dunque, io introduco dal mio lato le parole che verranno subito sconfessate da Deepak. Mongolia, come forse non sapete perché io l'ho scoperto un anno e mezzo fa per caso, è una delle nazioni che sta crescendo di più negli ultimi 15 anni. Siamo un'altra nazione che è l'Etiopia. L'Etiopia fino a, se ne parlavano 5 anni fa, si diceva che era il paese più povero al mondo, adesso invece l'Etiopia sta correndo velocissimamente. Cresce a ritmi di più del 10%, ha ridotto moltissimo la povertà estrema, però come immagino Deepak sottolineerà, si crea questo paradosso che grande crescita economica, notevole riduzione della povertà estrema, ma molto probabilmente qualità della vita peggiorata. Io ho visto immagini di una capitale, un Ulaanbaatar, che è cresciuta moltissimo come popolazione, ci sono questi slums, questi baraccopoli attorno alla città di vita davvero, immagino, non sono mai stato, ma di vita davvero difficile. Però è un posto estremamente interessante dal punto di vista della dinamica economica, la grande quantità di risorse naturali che hanno, la grande fama delle risorse naturali della Cina, è chiaro che si incontrano e da un lato il paese offre e dall'altro contra. Probabilmente non stanno ponendo molta attenzione alla sostenibilità economica del loro sviluppo perché stanno inquinando molto. Su tutto questo c'è la parola al professor Pant. Buonasera. Noi abbiamo scelto Mongolia non tanto per il suo dinamismo economico, per quanto invece è un contesto che ospita quattro degli habitat umani più estremi del pianeta.
il deserto, è il più grande deserto asiatico, quello di Gobi. Gran parte di Gobi è in Mongolia. Gobi è un deserto vissuto da secoli, da millenni, quindi abbiamo una testimonianza di sopravvivenza umana in condizioni estremamente avverse. Secondo gli Altai, le montagne, là fino all'altura di 3.000 metri vivono, ci sono insediamenti umani da secoli, è un'altra testimonianza di resistenza umana in condizioni molto avverse. Terzo è le steppe sterminate con grandi sbalzi di temperatura e con grandi bufere di neve, Zud, e questa è una delle condizioni normali più difficili della. E poi il taiga, la foresta di conifere, la foresta fredda, e quello che c'è anche in Siberia, che continua con la nord della Mongolia. Quindi quattro condizioni più avverse dal punto di vista geoclimatico e di terreni, ma quattro contesti da millenni, secoli vissuti. Allora, che cosa sarà da questo si deduce? Si deduce che quelle popoli che vivono alla interfaccia tra la ruralità e la selvaggicità, rural wild interface, la interfaccia tra rurale e selvatico, questo è il popolo, quello che è la sentinella ecologica e anche un testimonianza della strategia adattiva nelle condizioni più avverse. Quindi da questa strategia adattiva si riflette nei costumi, nei modelli organizzativi, nei modelli relazionali, nella struttura della parentela e anche nel modo di uso e di gestione delle risorse scarse che hanno. Quindi è la fonte di ipotesi scientifica per l'economia sostenibile. Non è una cosa replicabile in tot, come apprendere da là, in questo mondo moderno non si applica, però si applica come in quanto invece un modello organizzativo, un modello relazionale, anche un modello valoriale se vogliamo, e questo è, quindi per noi è un primo laboratorio di studio sull'economia sostenibile. Noi andiamo nelle terre estreme per questo, e non solo Mongolia, facciamo anche la selva alta, delle Ande, dell'Amazzonia alta, Himalaya, Caucaso, Tierra del Fuego, adesso faremo il deserto di Kalahari e studieremo i boscimani quest'estate, cominciamo con i boscimani. Allora, quindi alla fine noi siamo a caccia di luoghi più impervi del mondo, la mia squadra e io, noi andiamo a cercare, non perché c'è un romanticismo di avventura, ma perché è quello per noi, è un triplice fonte, la fonte di ipotesi scientifica per la sostenibilità, primo, secondo, è un luogo dove vedere e più riflettere negli ultimi mezzo secoli i grandi cambiamenti globali, perché sono diventati un parte della supply chain globale per le miniere, e anche una delle piccole destinazioni del prodotto di consumo di massa. Quindi alla fine loro fanno parte comunque, un terminale della supply chain globale e della rete di commercio globale. Allora, quindi questa globalizzazione, allineamento dei mercati, cosa sta producendo alla periferia della umanità o a quel proprio zona più cuore interno della terra? E questo ci interessa. E poi i cambiamenti climatici o incertezze climatiche, meglio, le incertezze climatiche, e da qui derivano cambiamenti, grandi cambiamenti ambientali che ha un diretto impatto sui popoli che vivono del settore primario agrosilvopastorale, quelli che vivono di foresta, agricoltura, pesca o di allevamento. Quindi anche vedere questo riflesso, perciò per noi anche metafora della sostenibilità nel XXI secolo, i popoli delle terre estreme. Poi, a parte che il discorso dell'economica, macroeconomia nazionale mongola è un dato, sono assolutamente, è il livello presi senza un discernimento serio, sembrano spettacolari, ma sono tutte quelle miniere, le concessioni delle miniere, e là è la ricchezza concentrata nella città in pochissimi posti, ed è il popolo, quello che ha creato la Mongolia, quello che caratterizza la Mongolia, la nazione mongola, o la ethos mongolo, identità mongola, musica, arte, la produzione culturale di secoli, quello è invece sempre più sta riducendo quella base. Adesso sono rimasti meno di 30% i pastori nomadi, quello di grande nomadismo tradiante, una specie di transumanza circolare di ampio raggio, dalle montagne alle steppe alla taiga. Ecco, e questo popolo invece sempre più in difficoltà, sempre più sta diventando urbanizzando. Il governo, il messaggio del governo
prima c'erano comunisti là, per tanti, tanti decenni, e il comunismo li obbligava a diventare sedentari. Solo un popolo sedentario era più controllabile, più numerabile, più gestibile. Allora, quindi, dopo che è finito il comunismo, anche i nuovi cosiddetti libero mercato, questi, hanno cominciato comunque indirettamente a incoraggiare all'insediamento ai pastori nomadi, perché tutti i servizi, sanità, formazione, scuola, sono concentrati nei capoluoghi di provincia, capoluoghi di regione. Allora, quindi il messaggio subliminale costante di massa è quella di: se vuoi essere sviluppato, devi sedentarizzarti, devi dimenticare di diventare pastore nomade. Allora noi abbiamo detto, sì, allora vediamo un attimo, facciamo un esperimento, visto che siamo studenti di economia e di management, proviamo a fare un esperimento a basso costo e vediamo questo esperimento se riesce. Se si può fare qualche forma di strategia di sviluppo locale, un esperimento di economia e management applicato in piccola scala, se è possibile migliorare le condizioni della vita senza urbanizzare o sedentarizzare. Vedete signori, in tutto il mondo, i popoli, questi popoli che vivono nelle più arcaiche condizioni e più condizioni più, diciamo, avverse, sono di solito è un altro mondo. Però quando si urbanizzano con una imitazione scimmiotesca dell'Occidente urbano, urbocentrico, allora diventano terzo mondo. Noi preferiamo un miglior altro mondo che tanto terzo mondo. È semplice. Quindi il nostro esperimento è mantenere, come mantenere un altro mondo pacifico, in buoni rapporti con noi, anche di commercio se vogliamo, però rimane un altro mondo qualificato e non diventare terzo mondo. Allora, quindi, per questo è stato fatto questo esperimento, naturalmente richiedeva soldi, movimenti, ricerche ripetute, visite ripetute, inchieste ripetute, miste, ingegneri, sociologi, antropologi, quindi antropologia come metodo, economia come materia, questo è il nostro modo di lavorare. Noi usiamo antropologia come metodo, perché l'antropologia è un metodo impeccabile, perché è un metodo che racchiude quantitativo col qualitativo e anche narrativo. E poi soprattutto tu devi fare parti bagnare dalla pioggia della realtà, e la percezione diretta e la sensazione diretta corroborata con i statistici dati, informazioni anche hard, però corroborata con le esperienze dirette, empirica. E perciò noi usiamo antropologia e per studiare economia e management. E per appena adesso abbiamo avuto soddisfacente risposta. E una parte di questa nostra esperienza viene poi incanalata e alimenta il nostro materiale didattico. I nostri alunni, quelli che fanno corso di specializzazione con me, vengono somministrati queste istanze, queste riflessioni, queste testimonianze, questi lavori. E così creiamo, continuamente rinfreschiamo anche materiale didattico. E questo è il motivo perché, e certamente queste servono risorse, l'università fa quello che può. Poi, per fortuna, io sono, devo ringraziare, vedo qui tanti miei amici, ex alunni e anche i miei sponsors. Io ho molti sponsors, molti amici, molti sponsors. E per uno dei miei grandi sponsor, capo sponsor è lui, capo fila dei miei sponsor è amministrato delegato della GSI, e che è anche mio convallisano, andiamo a mangiare polenta camminata insieme alla Francesia. Allora, poi diversi altri, quindi grazie al loro sostegno abbiamo riuscito a dare una continuità a questi lavori e daremo ancora continuità, produrremo ancora più, questa è la nostra prima produzione di questo tipo, con questo andrà anche, sarà fatto anche un report, un piccolo report in inglese sempre, e che noi daremo al governo mongolo, a cui faremo un messaggio che guarda che abbiamo fatto esperimento, è possibile un sviluppo, un miglioramento delle condizioni del popolo nomade, pastore nomade, senza urbanizzarlo. È possibile migliorare l'altro mondo prima di farlo diventare terzo mondo. Questo è il messaggio che vogliamo dare con questo film e con questi lavori. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e passo la parola al mio grande amico e sponsor Eusebio Gualino, amministratore delegato della GSI, che è una delle più famose ditte, è un esempio, abbiamo collaborato da 7 anni ultimi, loro un po' mi danno molto il credito per il loro sviluppo, ma in verità erano già bravi quando ho conosciuto io, erano già predisposti, facevano già cose giuste. E poi abbiamo la nostra collaborazione ha prodotto dei buoni risultati, sia per loro che per noi. Passo la parola a Eusebio Barino. Ma allora, parlare dopo il professore è sempre difficile perché
però quindi non voglio togliere ulteriore tempo al filmato che non ho ancora visto perché volevo vederlo qua per la prima volta, però so che è molto affascinante e molto bello. In molti ci chiedono, ma qual è la motivazione che porta un'azienda come la vostra, diciamo nata come Rubinetti, oggi nel Reto Bagno, diciamo anche un po' nel mondo del fashion, a fare una sponsorizzazione con analisi economiche nelle terre estreme. E sembra che le due cose siano estremamente distanti e che c'entrino poco una con l'altra. In realtà, secondo noi, sono molto collegate e anche sono molto vicine. Perché? Perché una delle nostre caratteristiche fondamentali è l'innovazione. Senza innovazione oggi un'azienda come la nostra, comunque un'azienda in Italia, non può, non può crescere, non può soprattutto distinguersi. Oggi il mercato è molto concentrato, è molto intasato, e noi abbiamo coniato, diciamo così, uno slogan: o ti distingui o ti estingui. Quindi non abbiamo molte possibilità. Se facciamo tutte le stesse cose che fanno tutti gli altri, oggi ci sono dei contesti che sono molto più favorevoli, che hanno molti più vantaggi, e quindi siamo perdenti dall'inizio. Allora, una delle caratteristiche fondamentali per poter competere in questo mercato è appunto quello di distinguersi. E noi possiamo dire che abbiamo avuto un supporto enorme dal professore, perché tutte le azioni che sono fatte, che abbiamo fatto, diciamo, ci hanno dato questo tocco di innovazione. Sembra assurdo, ma l'innovazione non è che si va a ricercare, ma si va a ricercare nelle cose originali. Oggi in questa economia turbo che sembrava dover cambiare il mondo e migliorarlo a senso unico, in realtà vediamo che abbiamo abbandonato dei valori che sono l'elemento essenziale, la cosa importante. E allora noi ci siamo fatti coinvolgere, abbiamo impostato alcune strategie aziendali sulla base di questi valori. Noi eravamo già predisposti alla sostenibilità, ma è chiaro che con il supporto del professore abbiamo messo il turbo a questa situazione qua. E come dice il professore, da un bandolo della matassa si è dischiuso tutto una prospettiva che sicuramente non avevamo alcuni anni fa. E questo ci ha portato a ottenere risultati, ma poi sempre su consiglio abbiamo cercato di estendere questa visione non soltanto all'azienda ma anche alle persone che vivono in azienda, e sicuramente ha dato un grande beneficio. Abbiamo esteso questo modo di vedere questa cultura anche ai nostri clienti, tutti i nostri stakeholder. Oggi qua ci sono diversi clienti che poi hanno portato nelle loro aziende alcuni concetti appunto illustrati dal professore, e non soltanto, questi sono fatti promotori e anche nel loro territorio hanno cercato di instillare, di buttare quei semi di quei concetti di economia sostenibile, e quindi stanno rivitalizzando anche le loro micro comunità e micro territori. E questo, se vediamo, è una cosa piccola ma ha un valore enorme, perché praticamente rivaluta enormemente quel contesto nostro italiano, e se molte aziende prendono in mano questo tipo di filosofia, io penso che molte aziende si possono distinguere in un mercato molto concentrato e hanno una grande possibilità. Io dico soltanto una cosa: il Canada ha preso come modello il nostro modello industriale, la nostra azienda. Noi abbiamo fatto un'azienda che, se vogliamo, era già nella nostra visione, ma è stata molto accentuata dal professore, quando lui dice: non è importante il prodotto, solo il prodotto, ma è importante anche il contesto in cui viene fatto. Quindi le persone, come lavorano, in che situazione lavorano le persone. È importante il contesto ambientale in cui viene fatto. L'area industriale è un'area che crea disvalore o è un'area che crea valore? Ecco, allora, tutto questo sembra che diciamo, per l'economia normale non ha valore, perché l'economia normale guarda l'utile, e l'utile è fatto dalle due righe
dalla differenza delle due righe e il numero in fondo, in basso a destra. Ma in tutti questi conti non c'è dentro, non sono dentro tanti aspetti che invece a livello di comunicazione, di marketing, di prospettiva hanno un valore immenso. Ad esempio, la fedeltà dei nostri clienti non è data soltanto dal prodotto, ma è data anche da questa vision che noi trasmettiamo loro, da questo comportamento che noi trasmettiamo loro, da questo modo di impostare la produzione, dalla forza che diamo a loro per poter spiegare questo modo sicuramente innovativo, che poi è estremamente tradizionale, e rispetto dei valori, del territorio, eccetera, eccetera, e questo gli dà una forza enorme a trasmettere ai loro clienti. Ecco, allora, adesso non so se sono riuscito a collegare del perché un'azienda come la nostra, che dicono siete innovativi, poi è molto bello quando facciamo vedere, o i nostri clienti vengono a Milano in via Manzoni 16A, lo dico perché è un posto adesso che è usato molto anche dal fashion, da tutti i designer, da Prada, eccetera, come spazio sicuramente innovativo, e poi facciamo vedere il filmato della Mongolia e dicono ma cosa c'entra, e invece ha un nesso molto importante. Quindi per noi è stato un grande, enorme aiuto, quindi lo ringrazio pubblicamente, anche se l'ho fatto anche tante volte personalmente, e non tolgo più spazio al filmato, che sicuramente è la cosa più importante della giornata. Grazie. Se non ci sono degli altri interventi che i nostri relatori vogliono fare, a questo punto passiamo alla visione e magari rimandiamo il dibattito in una successiva fase, a seguito della visione del filmato. Mongolia is a landlocked country. It is sandwiched between two rocks. It's a small country, relatively speaking, in front of its neighbors, Russia and China. So it has somehow its geopolitics dictates also its foreign policy, but also its economic conditions. Mongolia is a country that's very large by European standard. I mean, it is more than three times the size of France. But the population of the whole country is less than Paris metropolitan area. So we have a huge country that is very sparsely populated, but historically inhabited in the most difficult conditions. So the challenge that the economic policymakers of Mongolia face is to strike a balance between new booming mining industrial sectors and the traditional lifestyle and the traditional occupation which sustain the lifestyle, which sustain the distinction and the identity of the country. And we got a sense that there is some kind of frenzy about urban center development, but this does not really match with the true character of the country, which is nomadic.
Our team, economist, social scientist, environmental scientist, is a mixed interdisciplinary team. All of them receive some kind of intense training of the method of ethnography and human ecology. One of our permanent research programs is called Extreme Lands Program, in which we study the ultimate human outpost that faced the no man's land. It is the rural, wild interface. That is what we are interested in. If you look at it from the economic point of view only, or from the point of view of the global world economic system, these are marginal areas, they are peripheries. If you see from the earth system, which includes economy, but it contains something more than economy, people, settlement, life, resources, environment, landscape, it represents the heartland. They are the heart. They are the most inner zones of the earth. These people have a kind of narrative for every day, for every season, for every year, for every situation. There are many dots: the flight of the ants, the color of the grass. All these different dots are connected, and the interpretation of this narrative is what leads their daily life, their, let's say, survival tactics. In some way, I would call them ecological sentinels. These substantial contents of the cultural traditions contain old narratives, as well as ecological knowledge, as well as many other techniques, know-how about human well-being, about animal well-being, about the nature, and also about morals, some ethics. And the second thing that I found quite interesting in all the extreme lands that I have seen around, they have a well-aging and well-dying. Being old is not a problem. It's not a clinical problem. It's not a medical problem. You don't have the hospice here. And there is no apartheid of the old and the young. They share with the young ideas, actions, and sometimes they participate as much as they can. Less is more, little is enough. It is the minimization that is what creates better conditions for survival.
wicked power under earth. It is the yard mumble erhunde. Ede musulti for good, but the dead mumble. За хүүхдүүдийн хувьд бол үнэхээр одоо Улаанбаатарт очиж боловсрол эзэмшэх бүх хүмүүс ихтэй боловсрол сургууль төгсөж боловсрол эзэмшэх гэж боддгоо. Энэ хандлагыг өөрчлөхийн тулд ер нь одоо сүүлийн үед бас үйлдвэрлэл хөгжөөгөө өдөр ажихан гаралтай бүтээгдэхүүнээ шууд зах зээлд нийлүүлдэг. А үйлдвэрлэл хөгжөөгөөс ажлын байр бага дээд боловсрол эзэмшсэн олон залуучууд одоо ажил хийхээр бусад газруудад л явдаг. Тийм учраас самгийн гол нь хүмүүс хий чаддаг тийм чадвар суулгах, чадваржуулах хэрэгтэй. Юу гэдэг юм эхнээсээ одоо залуучууд энэ сумдаа одоо гайгүй сургууль соёл төгссөн төгсөө тий оюутан болсон нэг нь бол одоо ер нь гэдэг нь малчин болох санаахгүй юу гэж ойлгомжтой тий одоо сургууль төгссөн нэг нь бол Монголдоо тий багшаа гарах шаардлага Монголдоо өөрөө гэсэн мэдрэгчээр тогтох та Монголдоо л амьдрах юм. Спасибо.
Thanks to Peter. Oh, thanks. What we're trying to do here is to create a mobile, itinerant, human capital enhancement project. So we have five components in our mobile community training project, that is basic hardware maintenance, repairing, and self-help, livestock management, trading, and a small business management, water and sanitation, and waste and landscape management. А гэвч одоо манай энэ иргэдийн бас боловсруулалтын юм одоо хинжээс болоод ч юм уу ухамсараас болоод юм уу хог хаягдлыг бол ялангуяа одоо энэ байгаль шингэхгүй хог хаягдлыг бол нэлээд тархуу тийм одоо байдлаар хайдаг. А энийг бид нар бас энэ байгаль орчны агууны зүгээс бол тамаа газартай хамтарч бас нэлээ зохион болох ажлыг бол сүүлийн хэдэн бол шаргуу авч ажиллаж байгаа. Ер нь цаашдаа бол энэ аяж жуулчлал нэг хөгжиж байгаа. Тэр аяж жуулчлалын энэ зам болон усууд одоо газ бол бас хяналтыг нэлээ тавьж ажиллаж байгаа. Тэгвэл энэ хог хаягдлыг бол одоо ер нь өөгнүүлээд энийг бол одоо дарж устгах, бууж устгах тийм л арга хэмжээг нэлээ зохион болж байгаа. Түүнээс бол одоо байгаль шатаах юм бол байгаль одоо хорны дэвэл асар их үзүүлдэг. Энийг бол одоо мөн одоо хянаж ажиллаж байгаа л үүдэж байгаа та. Everything that we see in our life, animal, human, object, product, everything has a beginning, and everything has an end. After some time, this disintegrates and is absorbed by the Mother Earth.
it does not create problem. This Mother Earth does not digest. It poisons the earth. It poisons the water. Here is the poison. Here is the natural waste. This is poison. This is poison. This is poison. Our environment, the land, the water, these are what give us our food, our life. We cannot continue poisoning them. It's like spitting on the mother. It's like hurting the mother. When you were a child, you found it clean. But now your children will not find it so clean because this kind of stuffs are coming more and more and more in your life. So these little kids and their kids tomorrow and the day after tomorrow will not find very clean water. They will not find clean earth. Our extreme lens is a permanent resource platform within which mobile community training program is a service learning program, an outreach program which provides to us, to our researchers, an opportunity to learn on the field and at the same time while we are learning from the subjects, from the locals, we are also outreaching and giving them a helping hand to improve few small things. Та 182 малтай байсан. Тэрнээс та 2009 онд одоо байгалийн хөшөлт ганц болоод одоо 172 мянга сүрсэн байгаа. Яг байгаль цаг уурдаа жоохон хавчиж
эрсдэлтэй байна. Тийм учраас одоо бас чанартай тийм одоо байдлын эрсдэлд байх одоо чадвартай нь үүгээ өсөх хандлагатай байгаа. Тэгээ одоо яг дийлэнх гэдэг юм уу тийм. Одоо хүмүүс амьдралыг одоо давж аваад гол түгээд нэг одоо наал одоо. А тэгээд хоёрт нь одоо мах орж байна. А сүүл манайх ингээд захтайс мэт юм бол өөрсдөө хэрэгцээнд хэрэгцээд болохоор сүүл яг оо тийм одоо наасны дараа дөрөвдүгээр тань гэсэн шүү дээ. За байнг хэмгэл одоо 1000-аас дээш талхаа болтой 1000 болцсон юм бол чинь ярах шүү дээ тийм ээ. Тэднэр бүр ингээд одоо байнг даарна. А дунд чинь гэхээр нэг 300-аас 500 талхаа болтой юм бол дунд чинь. А тэгээд 100-аас одоо доош талхаа болтой айлууд л одоо бол ядтана. За ер нь 500-аас 1000-2000 талхаа болтой айлууд нэг 80% нэжлэн нийт үгүй. А нэг дүр дуудлууд одоо маш их өснө. Уламжлалын одоо Монгол аргаар эмчлэх одоо шинэ ургамал тийм ээ. Эний ургамлаар эмчлэх. Өөрийн одоо арга барилаар одоо аргаар эмчлэх. Мөн дээрээс нь одоо юу яаж юм л та? Масын эмчнэр бол ажилтгий. А энэ бол аа байгаас одоо ургасан юм гарч ирж байгаа шүү дээ. Ургасан үс юугаар тэгэхээр дисхийн цагаараа одоо өөрчлөгдөж, хуурас тэгээ өгдөж байгаа. А тэгээ энэтэй болоод бас уулуурхаа одоо бас ашиглалт одоо экссентэй албад ороод бол гол горх одоо аймод цөөрсөн талбад бол урамлын тавталхаар цөөрч одоо эсэрхэг одоо тийм одоо юг хэмтэй та цөлөрхөө олж эхэлж байгаа. Тийм учраас та урамлын тавталгаа зөвлөж байгаа л бодож байна. Ямар юм шинээр байж өгөхөөр чи одоо хувийн мал эмзэг гэж байна. Хувийн мал эмзэгээр одоо төлөвлөлтөө үйлчлэх хийж байгаа л та. Одоо юу вэ? А ер нь гол одоо юу нь бол өөрснийхөө одоо арга ханаар ажиллаж байна. А бүр их л одоо бас халдвартай одоо өвчин гарахгүй тэгээ улаан баатар бас тийм зүйл хийсэн асуудал их л биш. А тэгээд одоо энэ хүмүүс яриад байгаас тэгээд хог могоо ингээ хамаагүй байхгүй тэгээд аюу байгаль ихээ ингээд хадгалж үлдээд тэгээд илүү гоё амьдрах ахал гэж боддогсэн. За манай байгууллага бол хөдөө иж ахуйн чиглэлийн бүх төрлийн сургалтуудыг малчтад хийдгээ. А ёо ер нь бол өөдөлч юм лээ. Сенсор юм хадгалж хийх байх гэж байна шүү дээ. Яг тэгэхээр угаасаа эрт дээр үйсэл ийм амьдралтай болсон шүү дээ. Тийм болохоор юусоо малчит бол дайсарах бол тэгээд өөдөлч амьдрал бол угаасаа дайсарах. Бидний бүхэл одоо үйл ажиллагаа бол чиглээд ингэж явж байгаа маа. Ер нь бол энэ сургалт маш их бас би сургалтанд суулсан зарим хүмүүстэй уулзлаа. Бас сургалтыг зохион байгуулсан багийн засаг дарамттайгаа уулзлаа. Тэгээ хүмүүс бол бас сургалтанд маш их хөдөлгөөл өгөөд нэлээд сайн сургалт боллоо гэж энэ тийм учраас ер нь сургалт маш их чухал хэрэгтэй юм байна гэдэг бас ойлгож авчийн. Тэгээ энэ сургалт бол хүмүүст ачаал бүгдлэг нэ сургалтын үр дүн гарна гэдэг хэлтэй байна. Тодорхой хэмжээний өрх болгоно байж чадахгүй ч гэсэн багуудын төвүүдэд, сумын төвүүдэд олон нийт хэрэгжилж болохоор тодорхой хэмжээний тийм ахуйн үйлчлэгийн цэгүүдийг нэвтрүүлэх талаар бол ажиллаж эхлэх нь бас хэрэгтэй болов уу гэж миний зүгээс бодож байгаа. Is also about empowerment. It's about making people understand that they don't need to expect from the government to do things for them. Here, in some areas of the world, including Mongolia, there has been a long dependence on the government for direction, for assistance. And this is something that has hampered
and disarticulated their spirit of entrepreneurship and initiative, Mobile Community Training Project comes to somehow stimulate their idea of self-help, helping themselves, not expecting direction and assistance from the government, but doing few small things of improvement that they can do by themselves. Sustainability is basically about long-term, most tolerable, most morally acceptable, and more economically viable manner. Sustainability is not about perfection. It's a strive for a balance as much as possible between four dimensions. First is the economic, jobs and income. They must be there. And the second dimension is social cohesion, social solidarity. And the third is about cultural assets. Somehow people are not only eaters or sleepers or drinkers. They don't have only material needs. They have some other needs. And these needs are something related with the human relations, something related with the creativity, something related with the nature, and in many cases it's also related with the transcendental dimension. The fourth dimension, I would say, it is about environment and landscape. Physical integrity, aesthetic integrity of the landscape and the quality of the environmental resources, soil, water, air. So these four dimensions should be put together in any development strategy. We would like to give a message to the Mongolian institutions and Mongolian non-governmental organizations who are involved in the rural development works. But I see that they are mostly based on the urban settlements, and mostly there seems to be a kind of thinking among the institutions about the inevitability of nomadic herders being settled in order to receive better support, better service, to enjoy the infrastructures, and to develop. I don't believe in this inevitability. I believe that development can be also in their own form. So that's why the Mobile Community Training Project is an experiment on a nomadic format of human capital development.
Ecco, io vorrei chiedere adesso al nostro professor Panti e ai nostri relatori di tornare qua al tavolo insieme a noi in maniera da avere magari il nostro presidente un altro scambio, visto che abbiamo avuto l'occasione appunto a questo punto di vederlo, questo film, di capire meglio cosa secondo questa visione l'economia sostenibile rappresenta, come si concretizza in un contesto di terre estreme quale quello della Mongolia. E poi è chiaro che in questa nostra discussione, in questo nostro racconto, coinvolgeremo sicuramente anche i ricercatori del progetto che sono qui con noi, Marc Brusati, Andrea Petrella, Raffaele Salvoldi e gli altri membri del gruppo dell'unità di studi che sono anche ex studenti di IVA. Questo è davvero un piacere perché è un'opportunità per un ulteriore scambio e poi comunque per tutti coloro i quali vorranno intervenire a fare domande su avendo qua i nostri protagonisti. Professor Panzi vuole cominciare. Io inviterei la ciurma qua. Che dite? Sì, volentieri. Vero capitano della squadra è lui. Io sono solo il mister, allenatore. Lui è il capitano. Andrea Petrella, il sociologo di Trento, che collabora con lui da diversi anni, è uno che questo estone sarebbe stato realizzato se non c'era la sua mano in parte ricerca e anche esecuzione. Poi questo giovane è belga, è laureato qua, sta facendo un dottorato qui. E non sempre un nostro ex alunno, e quello è stato tre volte in Mongolia, ha fatto tutto da piccole pulizie alle grandi strategie, tutto fatto. Poi abbiamo il Raffo, che è quello che è stato dietro le pacche, perciò non vedete mai lui sullo schermo, lui è quello che deve riprendere. È il suo primo esordio di un film lungo, neodiplomato dalla cinematografia da Svizzera, ha fatto un grande sacrificio, grande fatica. Ha avuto anche qualche malanno, però l'ho guarito io. Subito. L'ho guarito subito io. E comunque siamo riusciti a fare un buon lavoro. Senza di loro non sarebbe stato possibile. E anche un po' la qualità di ogni. Noi siamo dilettanti. È il mio primo esordio come regista, il suo primo esordio come produttore esecutivo, primo esordio, tutti i primi esordio del film. E fare un film molto più complicato di scrivere un libro, ve lo assicuro. C'erano mille cose da cui pensare, da cavi a cibi, alla ruota del cippone che non funziona, è tutto. Alla fine, a parità di professionalità, ciò che fa la differenza è la passione, è la relazione tra le persone. Il team building, il cosiddetto team building che va molto di moda, il vero team building si vede nelle condizioni estreme, quando devi proprio condividere degli spazi molto ristretti, situazioni molto difficili, non puoi ammalare, devi sempre tirare su lo spirito, devi sempre dire barzellette, devi sempre far ridere tutti, devi sempre tirare su il tono generale. E questo è veramente stata una prova e grazie a loro siamo riusciti. Adesso quindi io direi al pubblico, se volete fare delle domande, fate a loro, visto che sono stati loro coinvolti direttamente, vorrei fare a loro a rispondere, perché tanto io non vi conoscete già. Ecco, io direi di fate domande a loro e noi siamo qua. A chi la faccio? La faccio a te, poi mi dici a chi va fatta. Sono incuriosito da una cosa, sicuramente questo discorso che tu fai oggi della problematica dell'inurbazione di queste popolazioni, comunque contadine, nomadi o non nomadi che siano, rispetto a 50 anni fa dove il problema si era posto anche in Italia, no? In maniera un po' diversa, ma insomma si era posto. C'è un elemento che è decisamente nuovo e che è la smaterializzazione di fatto di determinati servizi che erano quelli per i quali questo tipo di popolazione andavano verso la città. Primo che ti viene in mente ovviamente il telefono, ma insomma il discorso dell'informazione
è sicuramente un discorso che oggi non ha più bisogno di cavi, non ha più bisogno di fili, tu dovunque sei, ammesso che questo servizio telefonico, potrebbe essere via satellite, insomma, venga fatto, sono servizi che tu hai, non sono tutti smaterializzati, perché è ovvio che non possono essere tutti smaterializzati, ma una buona parte lo sono. Pensavo a quel discorso quando tu dicevi questi hanno bisogno di un aiuto perché si ammalano le pecore, a chi lo chiedono se si trovano in mezzo alla taiga. Ecco, tu vedi questo tipo di popolazione nomade che continua a essere nomade in un futuro come l'attuale, le vedi un po' tecnologizzate o le vedi comunque antiche, diciamo, nel loro modo di fare? Io auguro che siano un po' tecnologizzati, perché stanno già tecnologizzando. Tanti anni fa nel mio primo progetto, in cui era un progetto di cui noi, io e il dottor Busati, eravamo solo componente, diciamo, scientifica, e eravamo di Unione Europea, sempre in Mongolia, molti anni fa. Questo è il nostro progetto della università. Invece quell'altro era un progetto, noi eravamo solo parte, quella che faceva piani, quella che faceva la parte scientifica. In quel progetto abbiamo imparato un po' di cose, lavorando in quei mega progetti europei, un sacco di soldi che spendono a high cost, low impact. È contrario del nostro progetto, low cost, high impact, alto impatto. E abbiamo visto che con i pochi che abbiamo cominciato a distribuire pannelli fotovoltaici o a ripararli quelli, subito ha preso. Quindi tecnologia appropriata, i popoli scelgono benissimo e non li sfibra la loro tecnicizzazione, va bene. Il nomadismo è compatibile con la tecnologia, è importante, e poi assolutamente importante è non denomadizzazione, invece è un disastro, perché una volta sedentarizzati cambia tutto il loro sistema di relazioni e di lavoro con le cose, la loro funzioni di gestione delle risorse naturali. Allora noi ci stiamo cercando di come fare, invece di development nel senso espansivo, noi stiamo cercando di fare upliftment, sollievo, una specie di crescita valoriale verticale, di miglioramento delle condizioni di risparmio, di reddito, di comunicazione, di conoscenza. Infatti questa scuola carovana che abbiamo montato, questa qua aveva 5 componenti, l'avete anche sentito, cioè le abbiamo portato con noi dei trainer, per meccanici, che intanto aiutavano, però anche li insegnavano come aiutare se stessi un giorno che non ci saremmo stati là. Quindi piccole riparazioni, piccoli attrezzi, così su 5 argomenti che abbiamo selezionato dopo la ricerca l'abbiamo fatto. Allora, quindi questi popoli hanno bisogno di un miglioramento della conoscenza e anche della tecnologia appropriata, non ha bisogno di rimanere arretrato. Il concetto di economia sostenibile è un concetto dinamico, non necessariamente espansivo quantitativo, di crescita espansiva quantitativa, non necessariamente di urbanizzazione, non necessariamente un scimmiottamento di uno stile di vita, diciamo, urbo-industriale. Anche qui in Italia. In Italia non è paragonabile, perché innanzitutto l'Italia ha carattere nazionale, non è urbano solo. La componente della civiltà contadina ha dato un grande contributo alla civiltà italiana. Però civiltà italiana erge su urbe, cioè la religione, urbe, Roma, è al centro. Quindi è un'altra storia, non è confrontabile. E poi anche le migrazioni di questo paese dalla campagna verso la città è avvenuto in diverse ondate, poi non è stato solo un senso, è stato doppio senso. Negli anni 80 in poi non abbiamo visto più urbanizzazione, ma abbiamo visto una urbosimile periurbanizzazione della campagna, cioè campagna che si è dotata di servizi e strutture e facilitazioni come fosse urbana. Cioè io vivo in campagna, ma anche Eusebio vive in campagna, fa grande manager ma vive in campagna, paga legna. Cioè, allora vuol dire, alla fine nel nostro piccolo noi possiamo vivere, abbiamo una certa facilitazione della urbe, è reperibile nella campagna da noi in Italia, questo non è là. Quindi non è la stessa storia, è un'altra storia. Là invece urbanizzazione vuol dire distruzione totale. Distruzione, innanzitutto imbruttimento di stessa città.
è pressione, è criminalità, mendicanti in giro, diciamo che è un degrado umano. D'altra parte è svuotamento e mancanza di presidio del territorio, mancanza di quella funzione della sentinella ecologica e anche quel know-how, il sapere che c'era, che tra mille rivoli delle ricette e rimedi che c'è, anche perdita di quello, anche perdita di uno spot di conoscenza. Quindi tecnicizzazione yes, sì, tecnologia appropriata bene, tecnologie rinnovabili, tecnologie di remote communication, mobile, satellite. Noi, infatti noi, il nostro è un pacchetto un po' mix, noi siamo molto high tech e però anche high touch, alto tocco, non solo alta tecnica, ci vuole alto tocco. Quindi la loro tocco, che c'è già alto tocco, avete visto come hanno macellato un animale con controllo minimo, questo animale non disperava. Perché io dicevo, come uccidono, sembra anestetizzato questa bestia, ho visto due o tre uccisioni delle bestie, macellazione là, com'è questa? E la spiegazione loro è molto semplice, siccome la bestia tutta la vita guarda sotto con la testa, guarda solo la terra, non guarda mai il cielo, è l'ultima volta che vive guardando il cielo e ringrazia il cielo, e viene ipnotizzato dal cielo, e c'è ipnosi del cielo, e qualcuno che non agita e si riesce a tagliare bene. E cos'è la loro spiegazione? Però allora, dietro di questa cosa c'è qualche paradigma strano, c'è qualche indicazione sottile, c'è mille cose. Allora, quindi perciò per noi, questo popolo, è una fonte di ipotesi scientifica, in moltissime cose. È quello che cerchiamo di capire, è quello che cerchiamo di capire i miei nostri collaboratori. Quindi noi non siamo per l'arretrato, congelato, riserva, e stiamo là, state là, per favore non venite in città perché vogliamo vedere noi venire come vivete, che divertente, esotico. Non è questo, ma è di dare la loro conoscenza del resto del mondo, fare un confronto della qualità della vita, migliorare quello che è migliorabile e che rimangono altro mondo di qualità e non diventano terzo mondo. Tutto là, il nostro sforzo è fatto. Io direi che chiedete a questi qua. Lui aveva detto di chiedere. Due cose volevo chiedere. Una, questi nomadi, soprattutto i giovani, gli arrivano i messaggi dal mondo fra virgolette civilizzato e come lo vivono, come lo sentono? C'è un attaccamento alla loro tradizione, al loro mondo nomade, o c'è anche un'aspirazione a volerne uscire, ad andare fuori? Questa è una domanda. E poi una cosa che chiedevo a ciascuno di loro è il loro campo di attività, il loro campo di esperienza, quindi il sociologo, l'antropologo, cosa hanno appreso di importante da questa esperienza? Una sola cosa che per loro è stata significativa rispetto al loro campo di conoscenza. Allora, parto dalla prima, mi si sente? Sicuramente abbiamo avuto modo di conoscere tanti giovani, anche perché l'età media in Mongolia è piuttosto bassa, per cui c'erano tanti nostri coetanei con cui abbiamo avuto a che fare, anche per reperire del materiale di ricerca. Per cui sicuramente l'idea è che i messaggi dall'altro mondo arrivano sicuramente. Anche perché, per ritornare alla prima domanda, la tecnologia è parecchio diffusa in quelle terre. Quasi ogni persona ha un cellulare per comunicare con la capitale piuttosto che con i parenti, eccetera. Per cui lo strumento tecnologico c'è, magari un po' arretrato, perché non in tutte le tende sono presenti televisioni, ma quantomeno c'è un cellulare, c'è la radio, e per cui ovviamente i messaggi arrivano, poi quasi ogni persona in qualche modo va alla Mecca, almeno quasi ogni nomade va alla Mecca durante la sua vita, no? Per cui ogni anno c'è quantomeno un contatto con la città e tutto ciò che la città propone, dalle offerte culturali a questa illusione di un posto di lavoro magari più semplice, più facile, delle strutture, dei servizi. Però in realtà abbiamo visto che molti giovani, pur avendo l'aspirazione
di andare ad istruirsi e comunque frequentare scuole nelle capitali, nella capitale hanno la volontà di ritornare, hanno un fortissimo attaccamento alla propria terra, alle steppe, alla taiga, ed è una cosa che effettivamente abbiamo notato e ci ha fatto particolarmente piacere, perché è l'unico strumento attraverso cui si perpetua una certa continuità delle loro tradizioni, del loro know-how, delle professioni che portano avanti, non solo pastorizia, ma anche tutte le trasformazioni dei prodotti derivati dall'allevamento. Per cui c'è questa ambivalenza, questo sentimento quasi controverso. E in realtà questa è la dimostrazione che c'è un sistema di valori estremamente diffuso tra le popolazioni e le comunità nomadi, e credo che questo sistema di valori sia funzionale anche al fatto che siano continuate durante i secoli un sistema, un'organizzazione sociale diciamo che si è perpetuata, e un sistema di valori che hanno mantenuto queste popolazioni in qualche modo, hanno permesso la continuazione delle tradizioni. Poi, per quanto riguarda la seconda domanda, quello che ho imparato, forse l'aspetto più evidente che ho toccato effettivamente con mano, io parlo da economista, è proprio il fatto che l'economia globalizzata va a toccare anche queste popolazioni. Sembra assurdo, perché noi ci trovavamo a un giorno di aereo da Milano, un giorno di macchina, anzi due giorni di macchina dalla capitale, e poi ci siamo spostati anche in maniera itinerante, come avete visto. Per cui distanze abissali da magari la borsa di Milano, Londra, piuttosto che New York. Però abbiamo visto che diciamo gli effetti e i comportamenti delle borse, proprio le borse di affari così distanti, influenzano in maniera direi preponderante anche le popolazioni nomadi, come ad esempio. Abbiamo notato che negli ultimi anni si era intensificato il fenomeno della desertificazione, e siamo risaliti al perché. Effettivamente il prezzo del cashmere, le popolazioni nomadi hanno come prima occupazione proprio l'allevamento di questa capra particolare da cui si estrae il cashmere, quindi il prezzo del cashmere nelle borse europee ultimamente era aumentato. Questo ha avuto una ripercussione tra le popolazioni nomadi, ovvero sono corse a comprare sempre di più nuove bestie per offrire maggiore produzione. E questo ha comportato una desertificazione, perché queste capre non brucano l'erba ma la strappano, per cui incremento dei capi di bestiame allevati a causa di dinamiche economiche che potrebbero sembrare completamente estranee, ha prodotto degli impatti evidenti in loco. Per cui credo che questo fenomeno debba far pensare anche gli imprenditori, o comunque le imprese, la comunità imprenditoriale diciamo europea, italiana, comunque delle industrie più avanzate, perché ogni loro azione in effetti può produrre degli impatti anche a lontanissima distanza. Questo è Belga, è il nostro alunno che ha fatto il fondo di ricerche. Questo problema l'ha affrontato, l'avete informato, oggetto di riflessione? Ma ci sono diverse organizzazioni che si occupano di sviluppo rurale, però spesso la risposta dei governi è, non dico latitante, però quantomeno ritardata. Un esempio potrebbe essere quello delle miniere, per cui lo sviluppo in Mongolia è inteso come più quantitativo che qualitativo. Per cui c'è una particolare focalizzazione su
un'economia che ci deve essere, perché dalle miniere comunque traiamo beneficio anche tutto il mondo, però che in realtà in qualche modo deve essere mediata. Posso una curiosità, perché poi purtroppo devo scappare, volevo... Sì. In parte mi sono stato anticipato da quest'ultima domanda. Mi chiedevo, voi ovviamente rappresentavate una comunità accademica scientifica occidentale che quindi conosce le problematiche che lo sviluppo, il sistema di sviluppo portate, quindi vuole andare a cercare di aiutare a salvaguardare queste realtà prima che vengano totalmente distrutte. La domanda è, avete avuto o pensate di poter avere dei contatti con le comunità accademiche locali per capire se c'è la stessa sensibilità da parte loro di autodifendersi? Perché ovviamente dal punto di vista culturale immagino siano la, comunque la classe più evoluta e che quindi ha possibilità di conoscere anche quello che avviene a migliaia di chilometri, quindi anche i problemi che sono nati poi dovuti allo sviluppo. Però sono sensibili a questo o sono totalmente soggiogati dal desiderio di crescere in maniera rapidissima per recuperare il tempo perduto? Allora, abbiamo avuto contatti, e sono stati un po', diciamo, è stato un processo abbastanza travagliato, per cui lascerei ad Andrea l'arduo compito di descrivere com'è andata. Sì, abbiamo avuto dei contatti con un direttore di dipartimento, docenti del Dipartimento di Economia della National University of Mongolia. Erano interessati, diciamo, a livello generale, ma non siamo riusciti a entrare più nel dettaglio. Poi recentemente abbiamo anche elaborato una proposta progettuale seria, molto dettagliata, in occasione di una riorganizzazione istituzionale e didattica della National University of Mongolia, che aveva aperto una specie di chiamata collettiva per recepire, raccogliere idee su come riorganizzare l'assetto universitario e didattico, ma diciamo la Mongolia e tutte queste cose che abbiamo visto è anche, almeno per quanto riguarda l'area politica, burocratica, amministrativa, ecco, molto molto burocratica, forse un retaggio dei decenni diciamo di vicinanza culturale e politica all'Unione Sovietica, ha di fatto messo in piedi una struttura burocratica amministrativa molto difficile da permeare, e appunto la nostra idea progettuale, come immagino chissà quante altre, si è un po' impantanata in questa palude di istituzionale e amministrativa dell'università. Diciamo che cioè il cancan, la propaganda di crescita quantitativa di denaro facile con il royalty delle miniere, e che con questo distribuire questi soldi, poi che non so se distribuiscono bene, alla fine sappiamo bene, e questo li ha ubriacati. Cioè, il mondo accademico mongolo non è all'altezza. Cioè, non è all'altezza. Qualche russo l'ho incontrato io nei miei precedenti viaggi, quando facevo delle indagini là, che aveva, ho visto alcuni russi che parlavano mongolo, ho visto che avevano piccoli circuiti, ma molto informali, dove c'è un po' di discussione sul mantenimento di alcune cose molto preziose di asset. Quindi. Però l'idea, là sembra sempre una dicotomia. Cioè, preservare vuol dire non sviluppare. Cosa strana. Preservare vuol dire non sviluppare. E poi sviluppare vuol dire non preservare. Questo è il dilemma, questa dicotomia out-out che si è creato nel pensiero dell'economia del terzo mondo. Il terzo mondismo è questo, out-out. E quindi questa, noi abbiamo cercato di creare un'altra possibilità, quella di, se si può anche essere migliore, si può essere, vivere meglio, lavorare meglio, guadagnare meglio, abbiamo fatto il training di commercio a loro, di loro materie, però senza stravolgere tutto, si può essere anche mantenendo proprio asset culturali identitari, e questo, su questo invece abbiamo trovato poco riscontro con il mondo intellettuale locale. Con massima fare questo non perché i mongoli non sono sensibili, abbiamo individualmente trovato della gente sensibile. Il problema è
70 anni di comunismo. Comunismo, sapete cos'è il comunismo? Che materialismo puro. Che vuol dire coscienza è un byproduct della materia, è una strumentazione fisico-chimica che crea, cioè dal cervello che crea cosiddetta coscienza. Quindi coscienza come prodotto della materia, perciò tutto ciò che alla fine non è molto differente dal capitalismo brutale, comunismo. Infatti i post-comunisti sono più brutali i capitalisti, guardate Cina, guardate la Cina. Allora quindi qui c'è un taglio di comunismo che è un deserto dal punto di vista etico e di pensiero trascendentale. E qui a cui si aggiunge questo nuovo pensiero moderno di dicotomia di preservare vuol dire non sviluppare, sviluppare vuol dire non preservare. Allora questo, Italia è un bel esempio di preservare e sviluppare. Questo paese è diventato potenza industriale pur mantenendo dialetti, peste, tradizioni, chiese, costumi, tanti assetti identitari così distinti. Se non fossero così non sarebbero con l'alto tocco, con la specialità del prodotto italiano. Gran parte del bello del Made in Italy deriva dalla sedimentazione culturale italiana, perché non è imitabile tutto per dagli altri, questo è il punto. Allora là invece c'è questa dicotomia che viene visto, e certamente le cose vengono peggiorate dai consiglieri occidentali, consulenti economisti occidentali, quantitativisti poverini, figli di materialismo anche loro, ma pur non essendo comunisti. E queste cose le insegnano a loro, come Jeffrey Sachs andava in giro nel 89-90 a Ucraina e in Russia, adesso sta spargendo cenere, il capo di ceneri, adesso fa direttore della Earth Institute di Columbia University, adesso si fa pentimento lungo. Allora era lui il proponente della shock terapia, liberalizzazione di brusco, privatizzazione di tutto, smantellamento di tutta la rete del sistema di assistenza, cioè voglio dire, alla fine. Sì, le cose peggiorano quando vanno poi questi grandi esperti, consulenti economici di economia convenzionale occidentale, che già sta fallendo in Occidente, figuriamoci là. Cioè, qui è già fallita, un paio per certi versi. Qui chi non distingue, chi si estingue, abbiamo già visto. E quindi quelli vanno a portare la ricetta quantitativista, già fallita qua, che già ha esaurito il suo ciclo, vanno a portare là. E quindi queste cose si complicano per queste faccende qua. Prego, altre domande? Dovevano dirci. Vi chiedo scusa, ma devo stare. Grazie a tutti. Ciao, arrivederci. Buonasera. Io più che raccontare quello che ho imparato, vorrei parlare della sensazione che si ha dopo due settimane di campo, quando si torna in città, quando si vede proprio la città, quando si arriva si vede tutto il casino, la frenesia, è una cosa terribile, è una cosa che fa riflettere. E da lì si inizia a vedere il mondo da un altro lato, questo penso che sia la maggior contribuzione che un viaggio così può dare. Io poi sono stato lì 3 mesi, mi hanno lasciato lì da solo e vivevo in un dormitorio dell'università mongola, e diciamo che le prime 2 settimane non avevo riscaldamento, fuori c'erano meno 10, meno 5, quindi non era neanche tanto bello però vabbè, uno si arrangiava, tante coperte. E la cosa più drammatica che ho visto era che quando andavo a buttare la mia spazzatura, che non sapevo dove buttarla, si faceva un mucchio di fronte al dormitorio e si lasciava tutto lì, e arrivavano 2 senzatetti, 2 barboni che stavano nel, come si dice, le tubature delle fogne, stavano lì, vivevano lì, e questi, quando uno si porta la spazzatura, serve direttamente prenderla di mano per vedere cosa c'era dentro. Questo è il livello di povertà che si può trovare in città. Sì, probabilmente anche a New York si può trovare, però. E un altro episodio che ho visto era un piccolo cagnolino che camminava nella strada, e sempre questi 2 senzatetti che gli sono corsi dietro, se lo sono presi, e io non ho voluto guardare il resto. Niente, questo più o meno faccio parlare Raffo. Vuoi dire qualcosa?
allora io premetto che forse sono più bravo a comunicare con le immagini che con le parole. Però per rispondere alla sua domanda su cosa ho portato a casa da questa esperienza, devo premettere che sono estraneo a tutto quello che è la realtà universitaria, all'attività del professore, perché io lavoro per Jesse e ho conosciuto per caso il professor Pant, e alla proposta di realizzare questo documentario per me è stata un'esperienza unica, perché è un'occasione di vedere un altro mondo, come si diceva prima. Cioè, nel momento in cui riesci a immergerti in una realtà che è completamente diversa da quella ordinaria in cui si vive tutti i giorni, si porta a casa un po' di crescita a livello culturale, insomma, un po' più di autoconsapevolezza. Insomma, si guarda diversamente il mondo in cui si vive sempre, quindi sicuramente per me è stata una parte di crescita altissima in questo senso. Dal mio punto di vista, non so se è poi il punto di vista dello scienziato sociale o meno, però quello che mi sono portato a casa è sicuramente un rapporto diverso vissuto con la natura. Nel senso che in alcune occasioni ho dato segno anche di preoccupazione per forti nevicate, grandine, insomma condizioni climatiche un po' estreme, e quindi insomma soffrivo un po' di questa situazione dal punto di vista della preoccupazione quantomeno. E ho imparato, e quella è una cosa che mi sono portato a casa, una serena accettazione, che non è una rassegnazione, ma un'accettazione consapevole del fatto che l'anno, i 12 mesi, i 365 giorni sono fatti di cicli stagionali e che vanno accettati con il sorriso, così come facevano i pastori nomadi. E io, immaginando che loro quella vita la conducevano, diciamo, per tutti gli anni della loro esistenza, in questo alternarsi tra estate abbastanza calda e inverni terribili, mi ha veramente aperto gli occhi sulla possibilità di vivere i cicli stagionali e i ritmi della natura in maniera un po' più sollevata, in maniera un po' più serena e meno ansiosa. Ecco, questo mi hanno trasmesso. L'altra cosa che ci tenevo a dire era il fatto che noi abbiamo collaborato, siamo stati a stretto contatto con membri di una ONG mongola, con sede e le loro attività a Ulaanbaatar, quindi nella capitale, e quindi persone che vedevamo in giacca e cravatta, così come siamo noi adesso, in un ambiente completamente urbanizzato come Ulaanbaatar, ma direi non appena usciti, fuoriusciti assieme a tutti noi con le jeep dall'ambito urbano, si sono quasi immediatamente riconnessi con la loro vera identità, che è quella appunto nomade. La persona che avete visto che diciamo inserisce il suo avambraccio nel ventre di un montone è un membro di un ONG che tutti i giorni siede alla scrivania e si connette con noi via internet, eccetera, e dialoga con il ministero, eccetera, eccetera. Ma direi quasi immediatamente, appena usciti dalle periferie di Ulaanbaatar, mentre ci così avviavamo verso la profonda steppa, in lui, così come in tutti gli altri membri dell'ONG, è in qualche modo riscattata questa scintilla che li fa riconnettere, ricollegare col loro assetto identitario più profondo. Lo stesso assetto identitario, qui concludo, che ho visto essere sempre presente, sempre molto evidente anche nei momenti di canti e di balli o di convivialità, tanto dal commuoversi mentre cantano. Questa è una cosa che io mi ricorderò sempre, cioè attorno al falò loro cantano le loro canzoni tradizionali e alla fine alcuni di loro si commuovevano. E io ho cercato di fare un parallelo con la nostra cultura italiana, ne abbiamo parlato, forse non c'è un corrispettivo, cioè non abbiamo, o forse abbiamo trascurato un po' questo lato così spirituale. Il professore in effetti ogni tanto ce lo ricorda che siamo un po' poveri da questo punto di vista, e invece lì è possibile vedere un,
una continuità che appunto ha scavalcato decenni di, invece di materialismo e di tentativi da parte dei governi centrali di nascondere questo tipo di assetto identitario. Ecco, queste sono le cose che mi porto tra le tante. Posso fare una domanda? Come no? Grazie. Io ho un difetto, sono anche sordo. Alzi la voce. Proprio prendendo spunto dalle osservazioni che faceva prima il sociologo, ero interessato a sapere, a me per esempio ha toccato molto la scena del bambino che assiste alla macellazione dell'animale, no, della capra, e volevo chiedere, sul piano della qualità delle relazioni umane, mi interessava capire come vivono l'amicizia, l'amore, la fede, la famiglia, il fatto di essere nomadi, hanno dei punti di riferimento, e quindi capire in che misura invece poi l'urbanizzazione contamina questo stile di vita che... E quindi capire un attimino come le vivono questi. Allora, ci sono tre tipi di nomadismo in tutto il pianeta umano. Sono andato a caccia di vari nomadi di diverse parti del mondo, e il nomadismo si può inquadrare in tre categorie. C'è il nomadismo itinerante, quello dei zingari, gitani, che si parte da qualche parte e poi non si ritorna alla stessa parte, e continua ad andare magari con lunghi stazionamenti in diverse luoghi, aree culturali. Quindi c'è cambiamento di epocali. L'altro è invece il nomadismo transumante bipolare, da montagna a valle, da valle a montagna, secondo della stagione. Questo è quello che vediamo anche nelle nostre montagne di Valsesia, anche in Europa. E poi terzo invece il nomadismo radiante circolare. Il nomadismo radiante circolare è quello di ampia zona di riferimento, quindi una serie di punti di riferimento sia di paesaggi, sia di monumenti, sia luoghi sacri, sia anche di relazioni e delle persone, altre persone che girano, quindi che sovrappongono a diversi giri. Quindi è una, si crea una specie di molto, un ampio bacino di relazioni, ma tutti in movimento. Questo è la, quello che è il nomadismo della taiga, della steppa e della tundra, e nomadismo radiante circolare di ampio ambito. È quello che abbiamo visto. Quindi i punti di riferimento rimangono, sia dal punto di vista di geografia sacra, luoghi speciali, sia dal punto di vista di relazioni umane, rimangono. È una famiglia allargata questa concetto? Allargata come spazio, allargata come spazio. Poi invece dal punto di vista di relazioni umane, io una volta mi sono trovato in bufera di neve, una delle prime, perché questo esperimento siamo riusciti a farlo, perché c'è alle spalle un sacco di studi. Alcune volte io dall'Altai, confine dal Kazakhstan Kazakh e fino al confine con la Cina, da Altai a Gobi, in questo lungo percorso di quasi 3500 km, con percorso di indagine a tappe, fermando, facendo una serie di interviste e osservazioni, prendendo note e così, e quella okay, qualsiasi punto, il primo punto che trovi umano, entri. Puoi essere anche più sconosciuto, tu sei sempre benvenuto. Ogni tenda di un mongolo, la yurta di un mongolo, di taiga o di steppa o di deserto, una yurta è un punto di soccorso, è centro di informazione, è un punto di primo first aid, pronto soccorso. La solidarietà è molto... Di rinfocillamento. Di riparo dalla bufera o delle cose, che anche io ero vittima di una bufera, cercavo un rifugio. Una volta io e il dottor Guardati nel nord di Gobi ci siamo trovati nella bufera di sabbia, e questo uccide anche, e abbiamo corso, ho trovato una, e dove subito ci hanno accolto. Quindi abbiamo visto che le condizioni avverse, le condizioni terribili esterne, producono uomini migliori. Questa è stata la nostra esperienza. Il clima di fiducia e il soccorso immediato che che abbiamo visto là, e quello è quello che forse fa differenza. Più terra è estrema, più relazioni sono molto, cioè fino alla prova contraria ognuno è bellissima persona, è un santo. Fino alla prova contraria ognuno è santo, contrario d'Italia, fino alla prova contraria sei mascalzone. Grazie. Sì, sì, sì.
due cose, una sul micro e una sul macro. Sul micro, complimenti, una grande esperienza, complimenti a te che hai dato la possibilità a alcuni nostri studenti e non studenti di vivere una cosa del genere, a chi l'ha finanziato. L'unica critica è non mi hai mai invitato, che sarebbe partecipare anche a me. E penso che sia davvero un momento di crescita individuale notevole. Sul macro invece, come tu immagino sai già, differisco un po' dall'interpretazione, penso che il tuo ragionamento io lo vedo molto su una in bilico su una lama. L'esperienza storica, qui stiamo parlando di un sistema di produzione che si chiama sistema di produzione capitalista, che non è esistito da sempre ma che è esistito negli ultimi 200 anni, ci siamo inventati noi qui in Europa e che poi progressivamente si è espanso. Il sistema economico capitalista è la più grande macchina inventata dall'uomo per generare ricchezza materiale, non spirituale, materiale. Fino adesso, poi in futuro ci saranno altri sistemi forse, non lo so. Questo sistema gioca molto sull'individuo, sui sistemi incentivi che vengono creati. Anche a me piacerebbe per la Mongolia uno sviluppo armonico in cui loro non perdano delle loro tradizioni ma riescano però a uscire da quello stato di sottosviluppo. Se devo guardare al passato come sono avvenuti questi momenti di forte sviluppo, non solo in Asia, non solo in Africa, non solo in Sud America, qui da noi, perché il Made in Italy che adesso abbiamo, che vogliamo tutelare, forse ne stiamo parlando un po' troppo, quanto più si parla di una cosa tanto più perde significato, comunque che c'è, che esiste e che adesso sta cercando di tutelare tutta una serie di elementi di tradizione, ma la nostra industrializzazione ha creato anche disastri industriali, per fortuna non avevamo disastri naturali, insomma, ha inquinato nel tempo, adesso molto meno, ma qui abbiamo un fiume, l'Olona, noi come università potremmo fare punting come si fa a Oxford e a Cambridge, non lo facciamo perché il fiume è altamente inquinato, anche se è meno inquinato di un tempo, per cui il problema dello sviluppo industriale che sta poco attento all'ambiente ce l'abbiamo avuto anche noi, pensiamo ai tedeschi, la Ruhr cos'era negli anni 40-50, insomma, erano cose incredibili. Per cui è una caratteristica questa, sarebbe bello avere un'autorità centrale che riesce a dare degli ordini step by step, dobbiamo tutelare i campi, però facciamo un po' di produzione industriale, questo lavoro top down, cioè dall'alto verso il basso, è fallito, il grande esperimento socialista che voleva dal centro determinare tutta la locazione delle risorse, è fallito in tutti i paesi dove l'hanno tentato e dove c'è ancora uno stato che si dice comunista, l'intelligenza di qualche funzionario del partito a un certo punto ha fatto cambiare la macchina, il motore. La Cina è uno stato politicamente comunista ma sotto un motore capitalista, nel 78 Deng Xiaoping ha fatto un grande salto. Per cui sono molto più scettico sulla possibilità di per un paese, e lo dite anche voi, l'Accademia lì era poco sensibile ai vostri spunti, nel vostro filmato lo studente all'inizio, sono studente ragazzo che parlava, riconosceva da un lato l'esigenza di tutelare l'ambiente, d'altra parte però dice un laureato, un diplomato, non penso che abbia senso che vada ancora a lavorare sui campi. Qui la mia preoccupazione è questa. Allora io dico, capitalismo, per dire capitalismo è un po' astratto il discorso, perché che cos'è capitale? Bisognerebbe prima di tutto definire, la fiducia è un capitale, perché la mancanza di fiducia vuol dire un sacco di costi per pararsi sedere dalla sfiducia. Cioè, in un luogo dove c'è troppi ladri bisogna spendere per antifurti. Se questo per comprare antifurto aumenta PIL, allora sei più ricco. Quando la gente divorzia aumenta PIL, perché invece di una casa, due case, invece di una cucina. Quindi alla se facciamo un discorso macro e andiamo scemi qua. Se veramente andiamo a guardare sul serio. Il discorso è, nel discorso macro esiste una cosa, facciamo un esempio empirico. Nella
cosiddetta globalizzazione, cosa è successo? Successo non un import-export a massa da un luogo all'altro. Non è così. Successo che un singolo sistema produttivo, un singolo processo di affari, si è frammentato in mille pezzi e si è collocato cercando un più vantaggioso contesto per quel determinato pezzo. Do esempio, un paio di scarpe, suolo è fatto a Taiwan, stringa è di Vietnam, e la pellame è del Pakistan, il designer è italiano, finanza Svizzera, semilavorato viene portato in Croazia per finitura, e quello che porta invece la bandiera, che è la nave che batte la bandiera, batte la bandiera di Panama, dentro la quale la ciurma è filippina. E questa è globalizzazione. Ogni singolo processo di affare viene frammentato in mille pezzi e viene collocato laddove, in quale contesto è più vantaggioso comparativamente col costo. Questo global capitalism. In questa gara, allora cosa succede? La gara succede tra chi? Compagnie, sì, compagnie fanno gare contro uno l'altro, ma la vera gara è tra i luoghi sistema, i luoghi che gareggiano contro altri luoghi per attirare investimenti, per creare più lavoro, per creare più royalty, per creare più introiti, i luoghi che competono contro altri luoghi. E in questa competizione i luoghi hanno scelto, abbiamo visto due strategie negli ultimi 30 anni, 40 anni. Abbiamo visto due tipi di gara. Una gara dicendo un marketing del luogo, dicendo venite qua a produrre, qui sindacati li picchiamo stangitti. Qui si può anche un po' inquinare, abbiamo regole ambientali non troppo stringenti, qui si può fare in massa la cosa, tariffe sono basse e le tasse sono basse, e il governo è molto compiacente col produttore, e così qui è più facile, venite qua, e qui facciamo qua. E questo capofila di questo tipo di gara è stato Cina, e il risultato è il dumping ambientale, il dumping sociale per manufacturing sector in paesi sviluppati, e più il terribile inquinamento in Cina. Cina non c'è neanche un lago sano adesso, neanche un lago sano in Cina. Neanche uno lago sano. Allora, l'altro invece ha detto, alcuni altri luoghi di sistema hanno detto no, questa gara non ci va bene, noi facciamo gara diversa. Venite qui a investire da me, però non tutti gli investimenti possibili, scegliamo noi che investimento volete, che quello che vogliamo noi, quello che ci piace. Per cui abbiamo migliori ingegneri, bravi dottori, ottimo sistema sanitario, teatri, cinema, molto walkable town, camminabile, città camminabili, parchi, teatro, vita culturale vivace, bassa delinquenza, tempi scorti per dispute civili commerciali, molta efficienza della burocrazia. Venite qua. E questi hanno fatto la gara verso l'alto, hanno dato un vantaggio competitivo, non un vantaggio comparativo. E chi è stato capofila di questi? Diversi. Alcune regioni, tipo Bangalore, Hyderabad in India. Un po' Taiwan sta tentando di farlo. Singapore, un mix di giuste industrie selezionare. Costa Rica in Sud America, Boulder e Denver in Colorado, in America, la Seattle, la città di Seattle. Alla fine c'è una macchia di leopardi, i luoghi sistema che eccellono, sono avanguardia, creano reddito e occupazione facendo gara verso alto e non gara verso basso. Questo abbiamo visto. Quindi alla fine una ricerca dell'economia armoniosa anche a livello macro è possibile. Allora, rassegnarci dell'idea è sempre andata così, andrà sempre così, va bene, vuol dire presupporre che tutto sarà uguale così. Questo pensavano anche quelli che vendevano camion frigorifero e carne bovina fino a un certo data del 96, finché non è scoppiata la mucca pazza. Da un giorno all'altro è cambiato tutto. A quello che vendeva la coltello, quello che vendeva camion frigorifero, business collaterale. Alla fine nel mare, nell'oceano di incertezza, si naviga optando solo il bello. E questo momento adesso, anche per l'Occidente, è tempo di incertezza. Scegliamo il bello, come dice un proverbio di Pelle Rossa. I lupi che combattono dentro di noi, uno si chiama speranza, uno si chiama disperazione. Chi è che vince alla fine questi due lupi dentro la nostra anima? Dipende a chi carezzi di più, a chi hai da mangiare di più. Grazie.
Io ho conosciuto... Ah sì, ma il microfono... Io ho conosciuto il professor Pante e Marco Brusati qualche anno fa, facendo un lavoro assieme, no? Qua nel distretto, nella costruzione del distretto culturale del Lago Maggiore. E mi ha appassionato questa loro ricerca, che allora cominciava, perché appunto erano gli anni in cui loro andavano per la prima volta in Mongolia. E la domanda alla quale volevo fare riferimento, in fondo è contenuta all'interno del titolo di questo documentario, cioè la ricerca della sostenibilità nelle terre estreme. Noi sappiamo che il processo di urbanizzazione ormai sta coinvolgendo tutto il mondo, quindi l'80% della popolazione è urbana. Il problema della sostenibilità quindi è un problema di massa, che riguarda non soltanto chi vive all'interno dei sistemi agropastorali oppure nomadi, ma riguarda soprattutto noi che stiamo all'interno delle città dal punto di vista quantitativo. Quindi da un lato io trovo eroico quello che Pant, Brusati e tutta l'equipe di ricercatori fanno nel tentativo di mantenere quella sostenibilità che i nomadi della Mongolia hanno coltivato per millenni e che oggi stanno perdendo in virtù di questa contaminazione. Quindi il tentativo di mantenere quella tradizione, quella attitudine alla sostenibilità, no, con metodi nuovi. Io lo trovo eroico. D'altra parte però mi interessa un altro aspetto. Mi interessa capire qual è la lezione, e questa è la domanda, qual è la lezione che noi occidentali, noi inurbati, noi che abbiamo bisogno di nuova sostenibilità, di nuovi modi di abitare, possiamo trarre dall'esperienza di chi vive in condizioni estreme. Cioè qual è la lezione che come urbanista io posso trarre da questa ricerca sul campo, assolutamente straordinaria, ma che, come dire, trovo eroica per quel contesto, ma che vorrei avere, vorrei godere culturalmente dei riflessi sulla mia condizione culturale. Grazie. Grazie per la domanda, professor Corda. Professor Corda, con cui abbiamo avuto, il Politecnico di Milano, con cui abbiamo avuto l'onore di lavorare insieme in un progetto qualche tempo fa. Allora, io dico, cosa che abbiamo imparato? Prima di tutto, io vedo che i miei colleghi, io ho molti colleghi di scienze naturali, di fisica, della biochimica e di chimica, e vedo questi, con cui ho più interazione che con i colleghi delle scienze sociali e economiche, e vedo che i miei colleghi delle scienze esatte, cosiddette esatte, fanno esperimenti e scrivono pochi articoli, e scrivono ogni tanto. E scrivono, producono poco dal punto di vista di numero delle pubblicazioni, perché qui ci sono tutti dietro il numero delle pubblicazioni, e però fanno molti esperimenti in laboratorio e nelle cose. Allora io ho visto che nelle scienze sociali, nell'economia, si parla tanto, si fa pochissimi esperimenti. Allora noi abbiamo detto, la squadra nostra, noi siamo in scuola di economia comunque, economia e management, il mio collega capo è qui, noi facciamo una scuola che fa esperimenti, come fisici e chimici. Noi applichiamo con piccoli microesperimenti di sviluppo locale, vediamo cosa succede, cosa funziona, cosa non funziona, che cosa è, che cosa non è. Partiamo da alcune ipotesi scientifiche, con quella di terre estreme come strategia adattiva, quindi agganciare alla loro strategia adattiva e introducendo piccole migliorie anche tecnologiche moderne. Cioè, parte tutto dalla puro spirito scientifico di sperimentazione. Noi siamo sperimentatori, questo è primo. Durante questa sperimentazione, comunque noi siamo esseri umani, veniamo da abbiamo un bagaglio culturale, i miei collaboratori sono tutti di italiani, uno belga, quello là è belga, cioè, e io sono extracomunitario addirittura, sono nepalese, sono di terre estreme, di Malaya. Allora, abbiamo un bagaglio culturale, abbiamo un certo stock di valori, di esperienze,
quando incontriamo quello, non siamo sterilizzati ricercatori. Qualche cosa ci tocca, qualcosa che ci fa fischiare, qualcosa che ci fa inumidire gli occhi, qualcosa che ci fa sbadigliare. Ci tocca. E questa vibrazione, questa interazione umana, come soggetti umani là, sul campo, abbiamo passato tanto tempo in questi posti. Cosa è successo? Cosa abbiamo imparato? Ecco, abbiamo imparato qualcosa che è replicabile in questo mondo urbano moderno. Prima lezione. Lezioni dalle terre estreme. Lezione numero uno. Less is more, little is enough. E cioè, minimalismo strategico. In tutto. Ridurre fabbisogni è il mio modo migliore di essere soddisfatti. E non aumentare, allargare fabbisogni. Perché c'è una... Less is more, little is enough. Prima lezione. Una stessa bottiglia riciclata mille volte, quando si rompe si usa per fare qualche altra cosa ancora, no? Seconda cosa che abbiamo imparato, la funzione della sentinella ecologica, chiamiamolo vigilanza esterna, consapevolezza interna. Sempre non delegare a un'agenzia specializzata che ci dica come dobbiamo comportare durante l'inverno, ma essere comunque capaci di gestire questa, una specie di robustezza interiore. E supponiamo che per salvare dalle infezioni i nostri bambini, cosa facciamo? Gli diamo sempre uno spruzzatore spray antibatterico nella tasca e una spugna in un'altra tasca. Figliolo, ogni maniglia che prima di aprire la porta spruzza e poi... cioè, c'è una fine di questa cosa qua. E non è meglio irrobustire l'immunità interiore in modo che le infezioni non ci colpiscono? Questo inward posture. Postura interiore, non delegare. Questa seconda lezione, la robustezza e la postura tough, essere tosti. Questo abbiamo imparato dal terrestre. Ero già tosto io prima. Comunque, questo abbiamo imparato. Quindi, postura interiore e non postura esterna. Non cercare di controllare il mondo per fare in modo che io sia confortevole. Non, piuttosto io essere così robusto da in modo di anche navigare nel discomfort, anche nel non comfort. Seconda lezione. La terza lezione che abbiamo imparato è la vecchiaia non medicalizzare, non clinicizzare la vecchiaia, non creare apartheid generazionale. In Italia un locale dove vanno trentenni non ci vanno ventenni, dove vanno quarantenni non ci vanno cinquantenni. C'è un non dichiarato apartheid generazionale che priva di esperienza a qualcuno, ha energia e stimola a qualcun altro. E questo invece abbiamo imparato là, che invece da porre rimedio, è una integrazione costante. È una società, è un sistema multilaterale interattivo, dove ogni componente, ogni età, ogni anziano, ogni bimbo, da piccolo a grande, è un sistema multilaterale interattivo che produce la umanità, il bello, il valore, la soluzione ai problemi quotidiani. Ecco, questa è quell'altra cosa che abbiamo imparato. Cioè, well aging and well dying, bel vecchiare, bel morire, integrandoci, lavorando e essendo in natura, e morire tacco un giorno, mentre stai magari mungendo la capra. Oppure dire sotto un albero. Quindi ho visto il bel morire, non ho visto quelli depositati per... qui abbiamo statistica, vediamo macro longevità, wow, noi viviamo 80 anni, 90 anni mediamente, viviamo, che bello, che progresso. E come passiamo gli ultimi 15 anni? Come una palla di lardo in un ospizio, se non hai soldi puzza pure di pipì quell'ospizio, se non hai pagato bene una casa di cura seria, se non hai grande pensione. La quantità della vita o qualità della vita. E questo è well aging and well dying, quello che ho imparato nel terrestre, ma abbiamo imparato. Non medicalizzare la vecchiaia. Vecchiaia non è malattia, è un modo di vivere. E da qui c'è tanto da imparare, a cui c'è tanto da dare. Integrare mezzo a noi. Allora, coinvolgerli in tutte le nostre cose. Queste sono altre cose che abbiamo imparato noi dal terrestre. Ecco, sono poche lezioni, però alla fine penso che siano applicabili anche nella società urbana moderna. Noi stiamo già applicando, vero ragazzi? Un po'. Grazie.
Andiamo, raccogliamo altre domande. Volevo chiedere, lei ha avuto modo di visitare il sud Italia, con il mezzogiorno d'Italia, e volevo chiederle se pensa che per alcuni aspetti possa rappresentare una delle tante terre estreme che esistono nel mondo, e volevo chiederle quale pensa che possa essere la svolta che possa aiutare il sud Italia a superare il divario che ha con aree molto più sviluppate dal punto di vista economico, dell'urbanizzazione, dell'innovazione tecnologica, come il nord Italia. Volevo chiederle se ha una ricetta da consigliare a queste regioni. Io non sono stato un po' di volte, non ho approfondito molto la questione meridionale da solo, però poi io penso che la strategia, io penso che sia per ogni luogo particolare. Secondo me sud è una categoria troppo ampia per includere Basilicata e anche Caserta insieme, non ci stanno secondo me, pur essendo sud hanno delle realtà un po' diverse, no? Allora, quindi io direi che qui non hai, bisognerebbe vedere. Poi l'altra cosa, io penso che sud Italia, io nepalese, montanaro, troppo furbi che sud Italia, troppo intelligenti già, non devo insegnarli io, sanno già loro cosa devono fare. Basta avere la voglia e correttezza. Io non devo nulla da insegnare al Sud Italia, perché io conosco molto meno di quanto il Sud, perché poi l'elite italiano è fatto gran parte del Sud, soprattutto l'elite istituzionale, uffici governativi, vedo che maggioranza di Sud, forze dell'ordine, vedo che maggioranza del Sud, questa è la mia esperienza. Sono tutti loro alla loro posizione di comando, quindi penso che abbiano già soluzioni, quindi sarà qualcosa della difficoltà nella implementazione, perché secondo me strategia non gli mancherà forse qualcosa di implementazione. Questo io penso che esula dal mio compito e non ci mi metterei. Quando lei parlava di quei territori che nel mondo hanno scelto di attrarre investimenti, ma hanno fatto una loro scelta in termini di investimenti di eccellenza, pensavo proprio al nostro sud, per cui penso che debbano nascere delle politiche che mirino a far sì che i territori del sud attraggano il bello, attraggano investimenti in termini di qualità e di eccellenza, cosa che probabilmente potremmo fare un esperimentino. Mi piace fare esperimento. Dateci un luogo del sud, un qualche vallata, esatto, un po' compatta, coesa, piccolo luogo, facciamo un esperimento che noi abbiamo chiamato il progetto Terra di Cuore, cioè fare leva sull'assenza di appartenenza. Stiamo facendo un paio di esperimentini interessanti in Toscana questi giorni, siamo in prima fase, ecco, potremmo farlo un esperimento anche nel sud, però qualcuno ci deve dare affidamento, perché sennò in Italia sono già troppi esperti qua. Poi sud soprattutto, tutti esperti là. Sì, durante il filmato abbiamo appreso che queste popolazioni sono beneficiarie di contributi statali. E non si è capito bene se sono flussi di beni o risorse finanziarie o forse un mix di entrambi, non l'abbiamo capito. Però quello che abbiamo capito è che il giudizio su su questo sostegno pubblico non è un giudizio positivo, forse perché queste popolazioni, magari sapendo di avere dei contributi pubblici, forse si rilassano e forse riducono il livello della loro postura interiore, così come è stata definita. Però dico, non è che questi contributi, laddove accompagnati, non dico condizionati, ma quantomeno accompagnati da misure di sostegno anche di tipo educativo, in senso di migliorare la capacità economica di queste popolazioni, ecco, potrebbero essere una misura di accompagnamento del progetto proprio di educazione economica e ambientale verso una sostenibilità che duri nel tempo di queste popolazioni. Noi dobbiamo fare in modo tale che loro siano capaci di fare soli. Il nostro non deve essere un lavoro di sostegno, deve essere un lavoro di stimolo e quando occorre di qualche formazione tecnica. Un esempio, loro sono sempre stati abituati a buttare tutto per terra e nelle stupa taglia, tanto madre terra assorbe tutto. Perché per quel tutto che usavano loro,
aveva un ecological loop molto particolare. Cioè era tutto, era una coda di capra, corra di coso e pellame o il residuo del cibo, un pezzo di cotone o di lana. Man mano che è entrato nel global supply chain e nel consumo di prodotti di massa, pacchetti, imballaggi, biscottini, cosettine, batterie, cose cominciano ad arrivare per poco per volta, loro comportano con questi oggetti nella stessa maniera come hanno comportato con la capra, con la coda, con la corda, ecco là bisogna intervenire, bisogna farli capire che guardate questo, però nel loro linguaggio, madre terra, quando la terra è madre, madre terra non digerisce, gli viene mal di pancia, ecco, poi, per quello che ha funzionato. Siamo riusciti a migliorare la condizione di biodegradabilità, abbiamo spiegato come pancia di madre terra, la biodegradabilità abbiamo spiegato così, poi termini, madre terra non digerisce, e così pian piano cominciano a capire. Allora quindi dobbiamo intervenire solo molto light, solo laddove tecnica di cui non sono familiari, che può ripristinare un po' di condizioni di miglioramento, perché sennò poi va a rovinare pascoli, fonti di acqua, le bestie sono la loro ricchezza, espulsi chilo di sicurezza alimentare dipende dall'allevamento, quindi alla fine economicamente diventa dannoso rovinare l'ambiente o pascoli, economicamente è rovinoso, allora là interveniamo. E quindi questo esperimento di Mobile Community Farming Project, Scuola Carovana, aveva 5 elementi, livestock, cioè allevamenti, paesaggio e rifiuti, e poi quello di hardware, di quel poche cose che usano, riparazioni eccetera, e queste cose servivano proprio per stimolare, essere capaci di prendere un po' in mano da soli, era rivolto alle famiglie, agli adulti, non ai bambini, non erano... e questo abbiamo visto che subito fa effetto, quando tu aiuti e insegni a come farlo, questo è effetto, è stato un esperimento. Siamo soddisfatti dell'esperimento perché mi sa che ci stanno chiamando ancora da Mongolia, no? Anche oggi è arrivata una chiamata di fare un progetto con loro, quindi vuol dire qualcosa ha funzionato. Adesso volevamo fare, stavolta volevamo cambiare, volevamo fare con i boscimani di Calabria, vediamo, grazie. Vi ringrazio veramente tutti per questa bella partecipazione di questa serata. Qui c'è il mio amico ingegnere di Pio, per cui abbiamo collaborato in un nuovo progetto. Io volevo prima di tutto esprimere al professor Pante e al professor Brusati, che conosco da tanti anni, un ringraziamento per le cose interessantissime che ci ha detto, e in particolare anche su quello della vecchiaia non clinicizzata e quindi sulla bellezza del morire, come si dice, in harness sul posto di lavoro. Ma questa è una cosa mia personale. Poi, invece, per quanto riguarda le considerazioni sulle cose dette, ecco, volevo appunto dire, io sono un vecchio ingegnere, quindi ho avuto una formazione scientifica, e devo dire che la sperimentazione sulle situazioni estreme è fondamentale nella ricerca scientifica. Cioè, molta ricerca scientifica si fa sperimentando le situazioni più estreme, più gravi, di carichi, di ogni genere, diciamo, di parametri, no? Per cui voi applicate il metodo scientifico all'economia, quindi questa è una cosa che volevo dire. Poi un'altra cosa, che diciamo, non è un commento ma una considerazione, è che effettivamente noi che viviamo nel mondo occidentale, super sviluppato, globalizzato, sviluppato, eccetera, eccetera, ovviamente diciamo, per noi è molto molto più difficile
poi realizzare questi obiettivi di sviluppo sostenibile, perché bisognerebbe fare anche dei passi indietro in certi casi, no? Che è difficile realizzare. Questo però non significa che la ricerca non si debba fare, anzi la ricerca si deve fare di più, perché c'è una grande parte del mondo invece che si trova in una posizione di vantaggio in un certo senso. Una di queste parti è la Mongolia, ma poi c'è l'Africa per esempio, il Sud America. Questi paesi, diciamo, non hanno ancora scelto probabilmente la loro strada di sviluppo, perché convivono, come voi sapete bene, due criteri, due forme di pensiero, diciamo. Ci sono quelli che propongono lo sviluppo industriale accelerato, diciamo, l'economia capitalistica selvaggia, eccetera, eccetera, che persegue l'utile, l'utile soltanto però per le imprese, ma non per la gente che vive lì. E poi c'è un modello invece di sviluppo sostenibile, diciamo, secondo i concetti che voi avete espresso, che coniuga, però può coniugare, si può coniugare, diciamo, lo sviluppo, la crescita con la sostenibilità, diciamo, quindi non perdendo le sapienze, diciamo, innate nella gente, e non trasformando per esempio il contadino in un operaio che è pagato a ore, mentre il contadino è abituato a lavorare con i suoi tempi, diciamo, naturali, eccetera. E quindi, diciamo, si può fare, però in questi paesi c'è ancora una guerra sotterranea, cioè i governi, che sarebbero quelli che poi dovrebbero dare, oltre ovviamente anche il mondo accademico, ma poi alla fine sono i governi quelli che danno l'impulso, non hanno preso ancora una posizione precisa su quello che devono fare. Quindi lì c'è naturalmente un grosso lavoro da fare, dove queste ricerche possono essere molto utili. Ecco, questo era un po' il concetto che volevo dire, e ringraziare naturalmente per le belle cose che ho sentito. Grazie. Adesso, se non ci sono altre domande, concludiamo questa parte di incontro, ma il discorso riprende in biblioteca con un aperitivo, se vorrete essere presenti con noi. Ringraziamo quindi tutti i nostri interlocutori, l'unità di studi interdisciplinare sull'economia sostenibile, il professor Helger, e tutti coloro i quali hanno voluto portare la loro esperienza e il loro interesse oggi insieme a noi. Vi segnalo anche che il prossimo incontro di conversazione in biblioteca, questi incontri che organizziamo su temi ampi di cultura, di economia, di management, si svolgerà il sabato 14 giugno e avrà come tema la sfida dell'economia civile, il buon governo di imprese e valori morali al servizio del bene comune. E avremo come interlocutori Vittorio Coda, che è emerito dell'Università Bocconi, Massimo Fradora, che è il direttore dell'unità di studi sull'etica di LIUC, Mario Crossa, che è il direttore di Banca Etica, e Domenico Pietrantonio, presidente di Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale. Quindi spero di potervi vedere anche in questa prossima occasione, e adesso ci vediamo in biblioteca. Grazie.